cedo la parola al presidente del Circolo Tennis Palagiano in carica, il maestro Piero Scusa. Allora, buongiorno innanzitutto e benvenuti nella nostra struttura, nel nostro circolo. Un benvenuto e un ringraziamento a tutti quanti presenti, i rappresentanti della PIT, del CONI, del Comune, degli sponsor e di tutta la di molte associazioni palagianesi, del territorio e di tutti i soci. Oggi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa per presentare questo nostro evento sportivo di particolare rilievo, un torneo nazionale di tennis open maschile, ed è un torneo che appunto si svolgerà nel nostro circolo dal 3 al 12 luglio 2014. Voglio sottolineare solo due aspetti. Tutta la nostra programmazione, tutte le nostre attività sono ispirate dal binomio sport e cultura, cioè ci teniamo tantissimo allo sport e alla promozione sportiva a livello amatoriale e a livello agonistico, anche se voglio tra parentesi dire di un sano agonismo, cerchiamo appunto di inculcare nei nostri giovani i principi appunto di lealtà, di fair play e di sano agonismo. Ci teniamo tantissimo ai nostri giovani e alle nostre generazioni. Benvenuti a tutti. Allora, devo subito iniziare con questa considerazione. L'anno scorso, di questi tempi, eravamo tutti impegnati nel torneo di quarta categoria maschile e open femminile, quindi era quasi nello stesso periodo. Il giorno della premiazione avevamo fatto una promessa che nel 2014 provavamo a cimentarci di nuovo in un torneo nazionale maschile open come organizzavamo qualche anno fa, che però poi durante gli anni sono andati via via scemando e siamo passati all'organizzazione del famoso torneo Mandarin Ball, che quest'anno a novembre arriverà all'ottava edizione. Quindi quest'anno abbiamo fatto i salti mortali per poter organizzare questo Open maschile, perché è un torneo di livello molto alto, dove c'è da raggiungere un certo montepremi, quindi di questi tempi trovare la moneta per poter coprire il monte premi da poter dare ai giocatori di seconda categoria non è certo facile, però noi abbiamo fatto i salti mortali e finalmente riusciamo ad organizzare il nuovo torneo open maschile, che nel corso degli anni cercheremo di aumentare il numero di partecipazioni. Il torneo inizierà giorno 3 con i primi turni di qualificazione e il giorno 12 sarà il giorno della finale. Ad oggi ci sono già quasi 30 iscritti, però siccome le iscrizioni si chiudono giorno 1 luglio, abbiamo ancora tempo, perché io cercherò di mettermi in contatto già con i miei colleghi di tutta la regione pugliese e lucana per poter riuscire a far venire qui dei giocatori di livello molto buono di seconda categoria. Praticamente ho detto quasi tutto, perché a noi le parole non piacciono, a noi piacciono i fatti, e quindi non vediamo l'ora di cominciare a giocare dal giorno 3 luglio. Grazie a tutti. La parola al delegato provinciale FIT, Coni Gino Cino. Buongiorno a tutti quanti. Li vedo abbastanza numerosi questa volta come conferenza stampa, la cosa mi fa piacere. Evidentemente stiamo riscontrando un certo successo e io devo ringraziare tutti i presenti, devo ringraziare le autorità presenti, sia sportive che amministrative e politiche, ma in modo particolare devo ringraziare i dirigenti di questo circolo, che vedo costantemente in affanno per cercare di dare il massimo, e sono veramente, non è la prima volta che lo dico, orgoglioso di essere parte di questo circolo. Auguro a tutti quanti un buon lavoro. Andiamo avanti. Grazie.
volevo solo ricordare che il nostro amico Ginolo per questo torneo sarà anche il giudice arbitro e presidente onorario del circolo tennis, socio del circolo tennis, chi più ne ha più ne metta, è una istituzione del nostro circolo e quindi voglio ringraziarlo di cuore perché è sempre vicino ed è sempre presente a tutte le nostre iniziative. Adesso la parola al delegato regionale FIT Puglia, il nostro amico Enzo Sferra, prego. Buongiorno a tutti, chiaramente mi associo a quello che hanno detto precedentemente il presidente Stagliuso e Ginetto Cito. Volevo solamente portare anche il saluto del nostro presidente del comitato regionale che in questo momento chiaramente è fuori Italia. Beato lui, sta godendo un po' lo spettacolo a Wimbledon. E comunque volevo portare anche il saluto di tutti gli amici del Consiglio regionale. Una cosa mi preme farla e evidenziarla in maniera particolare. Come ha detto Piero poc'anzi, il circolo tennis di Pallaggiano si è sempre distinto non tanto per l'organizzazione di tornei, che comunque sono una cosa molto importante per promuovere il nostro sport, ma perché ha la caratteristica di seguire molto i giovani, di lavorare per i giovani. E non a caso l'attività principale, i tornei più importanti che si sono fatti in questo circolo sono tutti giovanili, per carità, senza nulla togliere a questo torneo che è anche importante, per cui volevo evidenziare questo fatto. E per portare avanti questo discorso giovanile, chi meglio di Luciano Liuzzi, un maestro che certamente è preparato come tanti altri della nostra provincia e della nostra regione, ma con una caratteristica particolare, quella di amare particolarmente il lavoro con i giovani e quello forse di avere questa grande passione e di essersi sposato con il tennis, mi sembra, anziché con altri amici, fa molto piacere. Però è giusto evidenziare questo e questo è il piacere per il circolo tennis Pallaggiano. Non mi dilungo, mi complimento ancora con i dirigenti, col presidente in primis e con tutto il suo gruppo del Consiglio regionale che ora non sto qui a nominare uno per uno. Grazie ancora. Grazie. Adesso un saluto dal presidente del CUNI sede di Taranto, siamo onorati della sua presenza, lo ringraziamo tantissimo, sappiamo che è sempre impegnato in giro per i suoi incontri e quindi siamo ancora di più felici della sua presenza e di averci voluto onorare delle sue parole che oggi ci dirà. Grazie. Il presidente Giuseppe Graniglia. Buongiorno a tutti, io sono onorato di stare qui con voi. A Pallaggiano vengo sempre con immenso piacere, per due motivi. Uno perché ho tantissimi amici, dirigenti preparati e gente che con lo sport dà del tutto. Ma la cosa più importante è perché Pallaggiano, a mio modesto parere, è la migliore società sportiva tennistica che può avere il territorio di Taranto. Io sono orgoglioso di far parte della famiglia del tennis perché fra i tennisti ho qua tanti ex campioni e campioni nero che un domani in effetti qua grazie al maestro Liuzzi c'è una cucina di giovani talenti che alcuni hanno già fatto un bel percorso sportivo, altri lo faranno quando prima e comunque sta fatto una cosa molto importante. Qui a Pallaggiano si vive di sport. Livello di sport i ragazzi si avvicinano meglio alla loro vita quotidiana perché io ripeto sempre lo sport è vita e benessere. Poi abbiniamo anche la cultura, non c'è niente di meglio. In bocca al lupo per il torneo del prossimo anno. Grazie Presidente. Ovviamente sottoscriviamo appieno le sue parole, anzi dobbiamo dare merito al nostro Presidente Sudoso che e tutti i dirigenti perché ci siamo posti come obiettivo particolare quello di creare un connubio inscindibile tra sport e cultura. Ha già accennato qualcosa il Presidente, magari dopo entrerà nel dettaglio e abbiamo voluto dare un contributo
non solo allo sport di Pallagiano, ma a tutta la collettività, a tutta la realtà del nostro paese, che ahimè, sappiamo anche per i fatti di cronaca, ha davvero bisogno di una spinta sotto tutti i punti di vista, sia nel mondo sportivo, sociale, culturale. E quindi nel nostro piccolo cercheremo di dare il contributo che merita questo paese. Adesso passo velocemente la parola al nostro vulcanico vicepresidente Lino Albanese. Gli chiedo solo una cortesia, siccome conosciamo la sua arsa oratoria, di essere contenuto nei 2 minuti. Grazie. Proverò, guardo anche l'orologio per dire che mi sono avvicinato qui a Pallagiano circa 4 anni fa, mi sono trovato un giorno per caso e da quel giorno non sono più andato via, perché ho scoperto una realtà in questo modello di territorio di Pallagiano, una realtà, un punto di socialità più alto che Pallagiano ha, un punto sportivo più alto che Pallagiano ha, è qualcosa che soltanto un gruppo di persone private che sono in sala, che sono qui insieme a me, con il loro contributo, insieme anche al maestro Ayala, no? Che al professore, che riescono a dare da questo budello, riescono a tirare un momento più alto dello sport e di aggregazione sociale di Pallagiano, ma anche e soprattutto culturale, perché qui in questa sala c'è un mix di persone da piccoli a grandi, che proprio di fatto va a testimoniare quello che vi ho detto. Io durante la presidenza Sudoso negli ultimi 2 anni la presidenza Sudoso ha raddoppiato questi impegni, perché Piero, il professor Piero, è un grande trascinatore a tutto tale da aver raddoppiato l'intensità della scuola tennis, non finisce di fare un impegno che già ne ha un altro, quindi da questo budello si tira il massimo per quello che è il comune. E noi di conto nostro ci mettiamo il nostro impegno personale, tutti quanti, per mandare avanti questo modello nel senso buono, questa fetta di territorio dove tutti quanti, anche le mamme con i giostrini sono qui e tante altre persone. Quindi ammirevole, un grazie a Pierino che ha raddoppiato tutto quanto c'era in tutto questo territorio. Noi non voglio uscire fuori dal canone, Presidente, ma mi consente. Noi abbiamo anche dato in virtù di questo, per il bene di questo paese, per la socialità, e lo dico in maniera molto costruttiva, abbiamo dato un'idea al comune che è quella di coprire il campo 1 e pensavamo di inaugurarlo a settembre. Ma una serie di vicende non ha consentito questo. L'idea era non solo l'idea di farlo, ma anche una partecipazione di tipo economico. Noi ci eravamo impegnati di pagare come cittadini il 50% della spesa per fare quest'opera. Capiamo che l'amministrazione è stata in poco impegnata per altre cose, ma noi torneremo sul punto, perché crediamo in questa struttura, crediamo nello sport, crediamo nel momento culturale.